Tanto lo sappiamo che c'è un paese improduttivo in questo momento. Sì. Cioè la gente che sta in fabbrica si ferma. La Camusso ci invidia, perché noi riusciamo a fermarlo più di lei. Cioè questo ragazzi. È il momento dello sciopero generale del quarto d'ora, perché stanno tutti ad aspettare le canzoni travisate. E quando diciamo tutti, diciamo veramente tutti. Ieri sera abbiamo ricevuto questo SMS. Vi vado a leggere testuale. La rubrica, aperte virgolette, canzoni travisate, chiuse virgolette, non dovrà finire mai. È un ordine. Ma è un ordine. Michele, virgola, felice e già cacato. Il Michele in questione è Michele Salvemini in arte Caparezza. Allora gli abbiamo detto: Michele, te la dedichiamo. Oggi la rubrica, naturalmente, canzoni travisate, che potete segnalare anche su Twitter con l'hashtag. Sì, sì. Cancelletto canzoni travisate, è tutta per Caparezza. Naturalmente lui è felice già cacato, perché fa riferimento alla canzone di Cristina D'Avena nella quale tutti pensavamo che lei dicesse felice gio cacati. No, Cristina D'Avena è maligna, è maligna. Canta felice e già cacati. In mezzo ai verdi prati, felice già cacati. Lo dice, ragazzi, felice e già cacati. C'è un grosso dibattito se facciano ridere di più le canzoni travisate in italiano o in inglese. Per me in inglese. Dal mio punto di vista, inglese. Anche perché questi inglesi maledetti ci mettono sempre il dialetto dentro. Ragazzi, come mai? Ricordatevi solo Tre mesi a fest per qual motivo? Posso dire che mi sottovalutate troppo i Supertramps con Largo Lanciani. Guardate che Largo Lanciani oggi ce n'è, da quel punto di vista. Sì, oggi Roma torna, se non ricordo male. Roma torna e alla grande. Allora dai, cominciamo, altrimenti la gente veramente c'ha gli uffici chiusi, le poste chiuse, le banche chiuse. Anonimo ci segnala: gli AC/DC di Highway to Hell compiono nuovi esperimenti genetici e incrociano pollame e pesci, ottenendo al minuto 1:18 la frase inequivocabile: le galline con le spine. Le galline con le spine. No. Sentiamo. Sì, le galline con le spine. Le galline con le spine. Se mangiano gli SDC. E poi sono lì che fanno. Quindi alla mollica. Hai mangiato la coscia di pollo. Voglio risentirla ora. Si mangiano l'esse con certo. Un po' di limone sopra. E si mangiano con le mani. In Australia sono così, sono un po' grezzi. Allora, ciao, qui dall'aula studio del Dipartimento di Fisica di una nota università. Salutiamo. Ciao fancazzista. Ciao. Ci teniamo a segnarvi che nella canzone dei Noir Désir, Le Vent nous portera, al minuto 1:26 si ode distintamente la frase taxi pure in garanzia. Taxi pure in garanzia. Sentiamo. Un cromosoma dans l'atmosphère des taxis pure in garanzia. Ragazzi, lo dice proprio chiaramente: taxi pure in garanzia. Facciamo risentire. Un cromosoma dans l'atmosphère des taxis pure in garanzia. Dice anche Emo. Emo. Cos'altro dobbiamo aspettarci? Questo taxi è pure in garanzia, che facciamo? Non c'ha solo la carta di credito sopra, ma come sono attrezzati. Joshua dice nella canzone Listomania: i Phoenix al minuto 0:42 dichiarano il loro amore per il noto giornalista italiano. Per un noto giornalista italiano, sì. Cantando These Loves for Gianni Minoli. These Loves? Questo amore è tutto per Gianni Minoli. For Gianni Minoli. Sentiamo. Gianni Minoli. Gianni Minoli. Ancora. Gianni Minoli. Beh, io grande fan della serie Siamo Noi Mixer. Bellissimo. Io anche sempre. Comprato tutti i DVD. Allora, Stefano Da Luca ci segnala che nella canzone delle Spice Girls, Viva Forever, nella strofa si sente distintamente un incitamento all'onanismo. No! Ragazzi, devo dirlo? Sì. La frase è falla una sega. Falla una sega? Magari parla di falegnameria. Questa è falegnameria, eh? Vabbè. Sentiamo se c'è falla una sega. Falla una sega. No, mi sa che non parla di falegnameria. No, con questa voce lo sai in falegnameria. Il timbro non mi sembra proprio da falegnameria. Ce la fai risentire? Falla una sega.
No. Scandisce, Palla del Seger. Visto l'ordine, come dire, mi sembra piuttosto preciso e perentorio, ci fermiamo un attimo e torniamo con le canzoni di Alessandro. Green Day, Stray Heart su Radio DJ. All'interno almeno di questa canzone non mi sembra che ci ormai siano. No. Non c'è nessuno che ascolta più le canzoni con l'orecchio leggero. No, cerca di con l'orecchio in italiano. Dov'è che c'è qualcosa che ci volevano dire Green Day? Non c'è. Andiamo avanti, vi prego, andiamo avanti perché tantissime persone si sono fermate dicendo: ragazzi, io sto lì in macchina, voglio sentire altre canzoni travisate. Ricordiamo ancora i contatti perché ne stanno arrivando tante, ma è meglio sempre tenerli freschi perché appunto le segnalazioni poi arrivano da voi. 347-342-5220 l'SMS o la mail diretta@dj.it oppure Twitter hashtag canzoni travisate, cancelletto canzoni travisate tutto attaccato. Andrea e Chiara dicono dopo il Super Tramp, ve li ricordate? Largo Lanciano, classico. Anche i Temper Trap sono romani, lo so per certo, dicono Andrea e Chiara. Si lamentano di quante macchine ci siano a 1,25 della loro suite disposition, dicendo air traffico de Roma. Traffico de Roma, sentiamo. Ma proprio con un urlo di dolore, non ne posso più. Vi dico pure, questa è l'uscita bufalotta. Faccelo risentire, ti prego. Con la mano a cucchiara. Buon traffico da Roma! Purtroppo non abbiamo tempo, nella seconda strofa ci sono loro che dicono: oh Alemà, che volevo fare? Questa frase, esattamente. Bellissimo. Allora, questa è la mia preferita. Sì. Michael Jackson in I Wanna Be Starting Something. Nel ritornello ce l'ha con qualche corista. Si sente distintamente che dice: gli è stacchi in dito. Gli è stacchi in dito al corista. A domanda? No, anche no. Anche a ordine imperativo. Gli è stacchi un dito, sentiamo. Di nuovo. Che ha sbagliato. Confermi, Franceschino, un po' ternano anche. Velocissimi, anonimo. Mia moglie ha scoperto l'identità politica di Pino Daniele nel brano Neve al Sole, in cui candidamente ammette: io senza di te sono un eversore. Io senza di te sono un eversore. Sentiamo. Sono un eversore. Sì, un eversore. Sono un eversore, dice. C'è un piano, c'è un complotto. C'è un complotto, un complottista. Un complotto di ecologia. Adesso lui ha fatto il ready test e ha detto così. Faccela risentire. Sono un eversore. Non è un evasore, è un eversore, attenzione, è un eversore. Hai ragione. Io ho capito, evasore, vabbè. A proposito di romanità e di mano cucchiara, arriva Chris Ria, ce lo segnala no, meglio di Chris Ria, no, dai. Sì, nel brano On the Beach, al secondo 52, insulta chiaramente il suo ascoltatore e gli dice chiaramente: a coglione! No, Chris Ria non dice a coglione, facci sentire. No. Dice a coglione, lo dice chiaramente, lo indica, è come un inglese lo direbbe. Cioè, non è che è sbagliato, perché lo direbbe così. Ce lo fai risentire per favore? Sì. C'ha ragione Chris Ria, poi. Ha ragione. Allora il cugino di Furio ti scrive, dice: caro cugino, mi duole farti notare che nella canzone The Mayfly il cantante dei mitici Millen Collin, che è un gruppo punk svedese, dice chiaramente: va la Lazio in B. No, provare. Per credere, va la Lazio in B. No, dai. Non ci posso, non è che sanno già cose di palazzi, non ci credo. Va la Lazio in B, sentiamo. Va la Lazio in B, caro Kilvio, no. Hai ragione. Io mi gratto, però voglio risentirla. Va la Lazio in B, ragazzi. Sono romanisti. Non mi piacciono più questi qui. Allora, attenzione ragazzi, sì. Perché qua si è creato un caso. Leonora dice: ciao Tri, una mattina d'estate su Rete 4, in uno di quei bei riempitivi a Marcord, ecco che spunta lei, Marina Marfoglia.
Marina Marfoni. Ma spunta così. Una di queste meteore del pop degli anni Ottanta, insomma, sì. Con la canzone Peppermint Hula Hoop. Peppermint Hula Hoop. No, sì. Solo che a sentirla nel ritornello sembra che dica altro. Indovinate voi cosa? Immaginate solo che lei sia a casa, tranquilla, quando all'improvviso da dietro arriva Peppe. Ah, quindi non ci dici la frase, dobbiamo indovinare noi. Arriva ragazzi. Peppe da dietro. Peppe. La frase arriva, ragazzi, non si può ripetere. Vabbè. Voi immaginate la scena, lei che canta e da dietro arriva Peppe. Sentiamo. C'è bisogno di spiegarla? È Peppermint Hula Hop Hop, io ho capito Hop Hop. Attenzione, arriva perché Peppe, arriva Peppe, si tira i pantaloni. Peppe! Metti un disco. Metti un disco, veloce. Salvaci Chiara. E vabbè. Grazie a tutti, è stato bellissimo.